merda! Gufi di merda! L'Inter che batte l'Atalanta 2-1, Hakan Lautaro. Allora, una cosa, ma l'Atalanta come sponsor c'hai Fabbri? No, una domanda, hai Fabbri? Perché questi ci hanno massacrato per tutta la partita, per tutta la partita. Il gol di Scamacca, tanto per cominciare, nasce da un fallo su Di Marco. Non cominciamo a dire di no, non cominciamo a dire di no. Ma nonostante questo, quest'anno l'Inter è una squadra con i coglioni grossi così. Perché partite così, l'anno scorso l'Inter non l'avrebbe mai vinte. Io mi porto a casa questi bei tre punticini a 5 punti dai Gobbetti e rimanete lì sotto, zitti, là sotto dovete rimanere sotto, perché è quello che vi compete a voi, stare sotto, ok? Grandissimo gol di Lautaro e come sempre Hakan, rigore freddo e lucido. Ragazzi, un abbraccio forte, Jeremy, papà, Benjamin, papà. Speriamo che lo recuperiamo presto, anche se credo proprio che per almeno 4-7 mesi ce lo perdiamo. Questa è l'unica nota stonata di questa partita, di Pavard, che purtroppo lo perdiamo in una frase abbastanza cruciale della stagione. Ma io ho fiducia in questi ragazzi, perché Darmian non si farà rimpiangere e soprattutto ho fiducia nei miei ragazzi, ho fiducia pienamente. Però uscire da sto stadio che ti hanno massacrato per tutta la partita, che ti hanno rotto i coglioni tutta la partita, io godo. Bene? Perché questa squadra ha dimostrato che nonostante tutto, partite complicate così non si vincevano l'anno scorso. Quindi c'è stata una grande evoluzione di Inzaghi a livello mentale, perché potevamo fare anche il 3 nel finale, che purtroppo Sanchez in scivolata non arriva. Lautaro, ragazzi, immenso, Lautaro immenso. Io da Bergamo mi porto via sti bei tre punti, sono orgoglioso di questa squadra perché fa rimanere quei bastardi là sotto ancora una settimana, sotto! Dato, ragazzi, il 26 è vicino, eh? Il 26 novembre è vicino, tranquilli che io non temo. Questa era una sfida che temevo molto, vi dico la verità, perché a Bergamo non è stato mai semplice e quest'anno, perché loro hanno giocato, loro il primo tempo hanno cominciato a giocare, pur massacrando, ma hanno giocato. Di certo non era il pullman da Roma che si sono messi in difesa, e noi l'abbiamo portato a casa. Nel momento in cui l'Atalanta giocava meglio, Darmian conquista il calcio di rigore, Hakan fredda subito immediatamente, quindi 1-0. Lautaro, ragazzi, ma che vedevo di quel gol a giro, ragazzi, ma che... Io per Lautaro non so più quale parole spendere, sinceramente, perché io adoro, ragazzi, Lautaro. Poi, visto anche le ultime dichiarazioni che ha fatto, che praticamente ha giurato amore all'Inter, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Ma di che cazzo stiamo a parlare? Però non fateli Fabbri, io mo voglio dell'Atalanta con tutte le squadre che faccia i Fabbri, non lo deve fare solo con l'Inter. Voi siete la squadra dei Fabbri, avete dimostrato di essere i Fabbri, ma nonostante ciò, boom, boom, le martellate ve le abbiamo date e ve le abbiamo suonate ben due di martellate, di Lautaro e di Hakan. Ancora la capolista siamo noi! Ancora la capolista siamo noi. Spiace, spiace.